Indovinate un po' questo che cos'è? L'ultimo Ve verso. lo dico io che cos'è. Questo è un letto. Io sono Papi, lui è. E Samuele. che cosa stiamo registrando? Non ho registrato tutto. Non ho registrato FNAF 4. FNAF Allora, 4. guardate sopra. Non così sopra. Dov'è? Questo è il Guardate. condotto? No, queste sono le porte. Allora, scegli per andare nella porta a sinistra, andare nella porta a destra, guardare dietro al letto, andare nell'armadio. Nella porta destra. No, E vai, questa. no, 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 no,
spiegazioni. Spegni la torcia. Allora, quando senti dei rumori, chiudi la porta. Mentre quando non senti niente, accendi la luce. Allora, accendo la luce, sento dei rumori, spengo la luce e chiudo la porta. Sì. Vai, ci sto. Infatti in questo momento non sento niente. E quindi, vattene di nuovo a letto, esce in un'altra posizione e non andare. Se dietro al letto c'è la porta a sinistra, se nell'armadio o nella porta destra di nuovo. Dietro al letto. E guarda dietro al letto. Non c'è niente. Poi, porta destra, porta sinistra. Spengo la luce e vado a vedere nella porta sinistra. No. 1M. Già è luna, no, sì. Luna è già arrivata a un certo punto. Ora voglio vedere l'armadio, scendo la luce, voglio l'armadio. Aspetta, no, non ho capito. Allora, vai nella porta sinistra. Se senti dei rumori, chiudi. Se no, guarda, si chiude da qui. Guarda. Ah, quindi se non li sento poi torno a letto, diciamo. Sì, se non li senti, accendi la luce. E se non vedi niente, spegni e torna a letto. Ok, allora facciamo così, ripartiamo dall'inizio. Io sto a letto. Sì. Vado nella porta destra, non sento rumori, quindi sì. Accendo la luce. 2M. Non c'è nessuno. Spengo la luce e torno a letto. Poi vado a vedere anche sotto, dietro al letto. 3M. Sono le 3M, dietro al letto, sì. Accendo la luce, non c'è niente. Spengo la luce e torno a letto. Ora vado a vedere in quest'altra porta. Accendo la luce perché non sento rumori, spengo la luce e ritorno a letto. Ora vedo un'altra volta dietro al letto. Non è la luce, come fai a vederlo? Accendo la luce? No! Caccialo! C'è Freddy, come si caccia Freddy? Devi dire caccialo! Caccialo! È andato via, spengo la luce e torno a letto. E l'armadio qual è? L'armadio è questo, guarda, si chiude così. E l'altra porta destra si chiude così. Andiamo a vedere. Non vedo niente. No, luce. Devi accendere la luce per vedere. Ok, non c'è nessuno, non sento rumori. Spengo la luce. Che ore sono? Sono le 4. Già sono le 4, è quasi finita. Sì. Ora controllo un'altra volta dall'inizio. Faccio lo stesso giro che ho fatto dall'inizio. Vado a vedere porta destra. Accendo la luce. Aspetta, devi prima spegnerla. Già stava spenta, l'ho accesa quando sono andato qui. Spegnila. Se senti rumore chiudi la porta, se non senti niente vai qui, ritorna. Scende la luce, c'è Cica, chiudo la porta. Sì. Io sbatto tutta la porta in faccia a Cica. Guarda che è ancora aperta. Oh. Devi tenere il dito. Ok. Ora e fai vedere anche dall'altro lato. Porta chiusa. Cica è scappata. Aspetta, aspetta. Quando non senti più rumori... Devi aprirla, ok, quindi richiudila. Scusa? Sento ancora la voce di Cica, non posso fare... Ah, se n'è andata, allora apro la porta, spengo la luce e torno a letto. Che ore sono? Le 5. Sento un rumore, accendo la luce, c'è Freddy, caccialo! Ok, è andato via, spengo la luce e torno a letto, sono le 50, diventano le 6, non finisce mai. Ritorniamo nell'armadio. A 6 minuti ritornano, sono le 6. Non sento rumori, facciamo... non vedo niente, ma sì. Accendo la luce. Ce la facciamo a fare 3 notti. Non c'è nessuno. Spengo e torno a letto. Quanto manca? Sento dei rumori, ma non riesco a capire niente. Vado a vedere la porta a sinistra. Accendo. Non c'è nessuno. Spengo e torno a letto. Andiamo alla porta destra. Cica di nuovo, chiudi la porta.
Cerca di puzzare il fiato. Se n'è andata, spengo la luce e apro la porta. E torno a letto. Che ore sono? Dovrebbero essere le 6? No, sono ancora le 5. Ancora le 5? A 6 minuti si fanno le 6, te l'ho detto. Ok, andiamo a vedere un'altra volta qui. Niente, spegni. Caccialo, caccialo! Sei salvo ad avvicinare. Spegni. Qui dietro al letto non c'è nessuno. L'ultimo controllo lo vado a fare nell'armadio. Non c'è nessuno, spegni e torno a letto. Vediamo sotto a letto. Accendi la luce. Ah, caccialo, caccialo! Mancano pochi secondi. 4, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Seconda notte. Second night. Ce la facciamo a farne tre tanto. Ok, ricominciamo. Quindi, io ricomincio a fare un giro di perlustrazione. Da dove posso partire? Io ripartirei. E se lo giriamo al contrario il cartone? Così c'ho il letto di fronte. No, questo è il letto. Se lo giriamo tutto al contrario, io c'ho il letto di fronte all'armadio di qua, che ne pensi? No. Non ti piace così? Non mi piace. Va bene, andiamo di qua. Chica, chiudi la porta! Sento ancora Chica che ansima. Ma non se ne va, non se ne va! Se n'è andata, apri la porta e spegni la luce. Adesso andiamo al condotto sinistro. La porta! Che è? Among Us! Chiudi la porta! È Bonnie! È Bonnie! È un Bonnie Among Us! Un Bonnie Gas! Un Bonnie Gas! Sembra Among Us, non è! Ok, spegni la luce e riapri la porta. Sta diventando sempre più faticoso, però. Già la seconda notte, appena abbiamo cominciato, già sono due intrusioni. Vediamo qua sotto. Scendi la luce. Qui non c'è nessuno. Spegni. Ok, vediamo qui. C'è Focco, sì! Chiudi la porta, chiudi la porta! Si è trasformato in un peluche, puoi andare. Ok, apri la porta e spegni la luce. Vediamo qui. Oh, oh no, la porta, la porta, la porta! C'è Bonnie As. Spegni la luce e riapri la porta. E pareggio che non vado a controllare la stanza di destra, ritroviamo. Chica, vicino alla porta attaccato, chiudi la porta, chiudi la porta! Ok, se n'è andata, spegni la luce e riapri la porta. Però sei diventato troppo pericoloso, Ritorno a letto, accendo un po' la luce. Caccialo! C'è Freddy! Caccialo! Caccialo! Ok, spegni la luce. Ok. Dietro a letto. Boom, è caduto il telefono. Accendi la luce, non c'è nessuno, spegni la luce, riproviamo qui a destra, accendi la luce, non c'è nessuno, spegni la luce, ora piano di perlustrazione, andiamo a sinistra. Ma Bonnie viene sempre da sinistra, chiudi la porta, no, perché, chiudi la porta. Perché Chica viene da destra, Foxy dall'armadio, Bonnie da sinistra e Freddy da sotto al letto. Ok, chiudi la porta, ok, spegni la luce, quindi in questo momento... Bonnie l'ho mandato di nuovo a casa. Devo andare a vedere se c'è qualcuno nell'armadio. Vediamo. Oh, eccolo! Lo vedo già, è Foxy. Chiudi la porta, chiudi la porta. Quando vedi per te. È diventato un peluche. Sì. Ok, spegni la luce, torna a letto. C'è rimasto solamente dietro. E che cappero! Costui, caccialo, caccialo, caccialo. Ok, ma chi ne sono? E guarda, sono le... Allora, aspetta, sono le 3, dovrebbero essere. Sono le 3 perché ogni 6 minuti, diciamo ogni minuto vale un minuto, quindi le 6 a.m. Quando si fanno 10 minuti si fanno le 6. Quindi devo esistere altri 3 minuti? Sì. Ma è dura altri 3 minuti però, vediamo qua nella stanza. No, cavolo, c'è Chica! Chiudi la porta, chiudi la porta! Ti puzza il fiato, Chica? Ok, spegni la luce e riapri la porta. Poi, dietro al letto, accendi la luce. Ancora! E caccialo, caccialo, caccialo! Ok, spegni la luce. Andiamo a vedere l'armadio. Vabbè, c'è sempre Focco, sì, ma è un po' luscio, quindi non è pericoloso. Possiamo lasciare come sta. Ok, piano piano ritorno a letto. E mi vado a controllare la porta sinistra. Oh, Bonnie Gas, Bonnie As, Bonnie As. Il fratello di Among Us, Bonnie Gas.
Mamma mia, il vento che uscite. Apri la porta, spegni la luce e apri la porta. Dunque non ne posso più. Ragazzi, sono le 4 a.m. praticamente e io sono fuori di testa perché sto subendo attacchi dappertutto. Prima cosa, fammi controllare sotto al letto. Caccialo, caccialo, caccialo! Ok. Torniamo a letto, ora che vado a controllare. Qui vabbè c'era Fox, ma sono tranquillo perché era diventato un peluche. Si è svegliato! Spegni, spegni, chiudi la porta, chiudi la porta! È ritornato un peluche. Mi stava fregando perché prima si era trasformato in un peluche. Ora vado a destra, destra, destra. È la solita cica che sta sempre qui! Ma quanto cammina questa cica? La casa guarda che è grande, È tutto il tavolo la casa. Mamma mia! Ok, se n'è andata. Apri la porta e spegni la luce. Andiamo a massacrare. Luce accesa per un po' di tempo. Ah, c'è un faro! C'è un faro su Bunny! Su Bunny Gas! Bunny Gas! Ma perché non ce l'abbiamo, Bunny? No. Se n'è andato. Come non ce l'abbiamo? Ce ne abbiamo 30.000. Ah, vero. Però Nightmare Bunny si è rotto e ho voluto usare questo. Ok. Io andrei a distruggere questo. Caccialo! Oh, però che figo, eh? Ma no, questo è fatto proprio bene, fratello. Mostriamocelo un po' che non stiamoci. No, terrificante. Dici caccialo quando lo vuoi. Caccialo, caccialo! Via, e scompare. Mancano solo 20 secondi. Dobbiamo resistere, ragazzi, dobbiamo resistere. Cica, chiudi la porta, chiudi la porta. 15 secondi, spegni la luce. È entrato! Non c'è nessuno. Focusi! È entrato! Mancano 8, 7, 6... 5, 4, 3, 2, 1, sono le 12, 6 a.m. Passiamo alla terza notte, tanto ce la facciamo. Terza ed ultima notte. Okay. Io direi di cominciare il nostro controllo dal punto in cui abbiamo subito più attacchi, quindi da Bunny Gas, spegni la luce. Fidiamoci di Bunny Gas. Ecco, infatti l'abbiamo scoperto al primo colpo. Chiudi la porta, chiudi la porta. E Bunny Gas si va a fare la doccia. Via. Poi. No, 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 sul mio letto c'è Freddy. Caccialo, caccialo, caccialo. Questa volta ci siamo visti davvero brutta, perché stava proprio sul letto. Avrebbe potuto attaccarci in qualsiasi momento. Allora a questo punto se Freddy stava lì non ci sarà sotto al letto. Infatti non ci sta dietro al letto. Però ci è rimasto scoperto l'armadio. Andiamo a vedere nell'armadio. E infatti c'è il magnifico fuoco, così che io vado a chiudergli la porta in fascia e si trasforma in un peluche. Ritorno al punto da capo. Ci è rimasto da controllare solamente la porta destra. Io controllerei prima un'altra volta il letto perché Freddy l'ho visto. Eccolo, lo sapevo che stava guarito. Caccialo, 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 caccialo. Lo sapevo che mi voleva fregare e che si era passata nascosta dietro. Però ci è rimasta la porta destra che non controllo da un bel po'. E infatti c'è Chica. Chiudi la porta, Chica. Mamma mia, Chica, che ti sei mangiato le cipolle. Spegni la luce, Chica, sei andata a fare la doccia. Dunque, io ho controllato dietro al letto, l'armadio, la porta destra, mi manca la sinistra. E infatti qui c'è Giovanni Gas che gli sbatto la porta in fascia e si va a fare la cartella. Apri la porta, spegni la luce. Ora, i punti da controllare sono sempre quattro. Sono dietro al letto, porta sinistra, porta destra o armadio. Da dove cominciamo? Se sento un rumore sinistro nell'armadio, io partirei da lì. E non mi sbagliavo perché c'è fuoco, così chiudiamogli la porta in faccia. Che fa? Non si trasforma in un peluche. Ah, finalmente. E questo l'abbiamo bloccato. Poi io tornerei sul letto perché Freddy era un po' di tempo che ci stava cominciando a massacrare. Infatti sta lì. Cacciatelo, cacciatelo. Manca un secondo e ti prendeva. Per pochissimo, stava proprio sopra il letto. Ci abbiamo messo, veramente abbiamo rischiato grosso. Sono le due già, Poi io controllerei, sì, sono le 2:30, porta destra, come al solito c'è la famosa cica che sta lì e non si... Tu c'ha un occhio blu, fammi vedere un pochettino, papà. C'è un occhio blu e un occhio rosso. Sì, ma facciamolo vedere quanto è figo ai nostri amici. Wow, questo è fighissimo, c'è pure il braccio spezzato. Oh, senti, questa... Aspetta, no, questo... Ah, è vero. Questa metterla come copertina, è troppo bella. Come copertina? Fai lo screen. Scattiamo. Mettiti bene, vero? Eccola qui, l'ho scattata. Okay. Un po' più lontano, un po' più lontano, metti di nuovo. Ok, spegni la luce, andiamo a coprire l'attacco da quest'altro lato.
Eccolo, Bonicos! Chiudi la porta, Bonicos! Sono già le 3 a.m. Spegni la luce e ritorna qui. C'è qualcuno sul mio letto? C'è qualcuno come disse Cappuccetto Rosso? C'è qualcuno sul mio letto? O Biancaneve lo diceva. Biancaneve, caccialo, caccialo, caccialo! Ok. Io direi senza spegnere la luce, facciamoci il corridoio con la torcia perché dobbiamo fare una corsa dall'altro lato dove c'è. Fa così! Chiudi la porta! Che automaticamente si trasforma. Facciamo vedere anche Foxy, però. Sì. Guardate che figo, ragazzi. Bello, eh? Sono fatti Molto benissimo. bello. Questi qua sono fatti bene proprio. Ok, spegniamo la luce. Dico che ci manca il Bonnie Club E aperto. andiamo a Aspettate. controllare. Porta di sinistra è ancora aperta. Porta destra, andiamo a controllare. Ve ne porto C'è Cica! Io comincio a chiudere la porta. Nel frattempo che tu ne porti un altro, gli sbatto la porta in faccia. Questo lo metto in piedi e gli faccio anche un'altra bella ripresa da vicino perché è molto figo. Molto, molto figo. Eccolo qui. Guardate quanto è bella Cica. Gli ho chiuso la porta in faccia, dai. No! È arrivato un altro. La Questo marionetta! soltanto per farvi Però vedere. questo non si terrà mai in piedi. Proviamo a inquadrarlo bene. Lo faccio un po' tipo scary movie, Sì, eh? Un tipo po' Scream. inquietante, come Scream, inquietante. È uguale a Scream la sua Ok, faccia. spegniamo la luce e mettilo a posto. Riapriamo la porta di Cica. Eccola qui. Manca pochissimo, manca, sono quasi le 5 M. Sono 12 e 4, 16, sono quasi le 5 M. Sono le 4. Dobbiamo controllare tutto. Ripartiamo dalla parte destra. Cica, chiudi la porta. Ok, apri la porta. Poi andiamo nell'armadio. Focusi, eccolo, chiudi la porta. Focusi si trasforma in un peluche. Ok, spegni la luce. No, sta sul mio letto Freddy, caccialo, caccialo, caccialo. Mamma mia, manca pochissimo. Io stavo quasi per essere ucciso, ma mancava pochissimo. Porta destra, porta sinistra. Eccolo, Bonnie Gas, il famoso Bonnie Gas. Ci vuoi dire pure questo che è molto figo, Ah eh? sì. Questo è un Among Us, siccome Samuele Bondi l'ha distrutto, No, l'ho proprio l'ha perso. proprio perso, quindi utilizziamo un Among Us blu che assomiglia molto a Bonnie. Eh sì. Porta chiusa, porta chiusa, porta chiusa! Ed è andato via. Ok, spegniamo la luce. Dobbiamo ricominciare il giro? No, ma io ho ancora. No, aspetta, io ho ancora il 40% di batteria. Adesso chiudo tutte le porte perché mancano solo 15 No, secondi. no, 12! no, no, non sono. Aspetta, nel gioco non ci sta veramente la batteria. Allora faccio l'ultimo controllo di Foxy, chiudiamogli la porta, mancano 3, 2, 1, 18, blam blam! Ciao Arianna. amici, ritornate nelle tenebre, sono le 6 a.m., Facciamoli rivedere mettili tutti. tutti a posto, facciamogli una bella inquadratura, si mantiene in piedi? Questo sì, questo non è caduto, bravo, bravo il cretino. Vabbè, mettiamoli a Questo pesarmi. così? No, si possono mantenere, mettiti bene, si mantengono. Bene, ho detto bene, Hai detto si possono. sì. Questo è proprio storto proprio. Meno male che ho detto che sono fatti bene. Guarda, questo non si mantiene, ma facciamo la Among Us. Fa cadere pure la Among Us. Vabbè, facciamo così, guarda, facciamo prima. 1, 2, 3 e 1, 4. Anche se questa Among cinque. Us. Eccolo qua, l'inquadriamo così. Ok, ragazzi. Questo video si conclude qui, vi abbiamo fatto vedere le prime 3 notti di Five Nights at Nel prossimo Freddy's. episodio, la quarta, la quinta e la Io farei sesta. così la copertina, guarda, molto figa, che ne Sì, pensi? sì. Ok, se il video vi è Ma guarda tutta piaciuto, la casa per fare la copertina. tutta la casa, e poi si vede il cartone che finisce, invece così guarda com'è bello, guarda, sembra proprio uno sfondo. Metà. Se il video vi è piaciuto mi raccomando iscrivetevi al canale Ma fai la copertina. 7play096 e metteteci un Ma bel metto like. una copertina. Ciao a tutti da Papi. Da Samuel, E da questa è la Samuel. copertina. Sì. È da Nightmare Freddy, Nightmare Foxy, Nightmare Gas, come lo chiami, Nightmare Marionette e Nightmare Chica. Ciao a tutti, Ciao. ciao!